Volevo raccontarvi brevemente una testimonianza che sicuramente avrete già ascoltato, ma c'è qualcuno magari di nuovo che non l'ha ascoltato, e riguarda un po' l'inizio della nostra testimonianza di quando io e mia moglie ci siamo convertiti. Diciamo che c'era una situazione simile. Io ero qui in Sicilia, lavoravo alle poste e lei lavorava a Padova alle poste. E quando ci siamo convertiti, la nostra preghiera ovviamente è iniziata dicendo: Signore, fa che possiamo riunirci, no? Però c'era un problema, che io non potevo essere trasferito a Padova perché avevo rifiutato un trasferimento, quindi per la posta la mia domanda era bloccata per un massimo di 5 anni, cioè per 3 anni era il massimo, poi in 5 anni sarei potuto tornare a Padova, quindi c'era un blocco. E quindi abbiamo iniziato a pregare sia qui con la chiesa con voi, con la chiesa di Vittoria, la chiesa di Padova. Hanno iniziato a pregare per questo bisogno, che era un bisogno importante. Signore, unisci questa la nostra famiglia. E poi a marzo del 2012, quindi erano passati solamente 6 mesi da quando io mi ero convertito e 3 mesi che Lorena si era convertita. E una sera, un mercoledì sera, dopo il culto qua che c'era lo studio, Lorena mi ha chiamato per telefono e con una voce squillante mi disse: Andrea, Andrea, Gesù mi ha parlato. E gli ho detto: Dico, cosa ti ha detto? E mi ha detto che tra 1 o 2 giorni uno dei due riceverà un fax o una telefonata e saremo di nuovo riuniti, saremo trasferiti. Io disse: Dico, Lorena, ma chi te le ha detto queste cose? Ma c'è qualcuno magari che ti ha voluto mettere queste cose in testa? Dice: No! E mi ha raccontato: Andrea, c'era il culto, il pastore che stava predicando a un certo punto ha letto un versetto della Bibbia e questo versetto diceva questo: cosa vuoi che io ti faccia? E dice: Sai, Andrea, io ho chiuso gli occhi e ho fatto questa semplice preghiera: Signore, che io e mio marito siamo di nuovo assieme. E poi dice: Non ho sentito una voce vera, una voce umana, ma nel mio cuore ho sentito una voce che mi ha detto proprio questo: tra 1 o 2 giorni uno dei due riceverà un fax o una telefonata e saremo trasferiti, saremo di nuovo assieme. E io, quando mi disse questa cosa, io non credevo a quello che lei stava dicendo, ero dubbioso. Infatti, quando poi abbiamo chiuso il telefono, sapete cosa ho detto? Al Signore: Signore, fa che non diventi pazza, che non gli stia uscendo la testa, no? Che magari la lontananza gli sta iniziando a dare un po' alla testa, no? Dico, fa che non diventi matta, dico, anzi, dico, stagli vicino. Ma sapete la cosa straordinaria qual è stata? Che il giorno dopo andai a lavorare e non successe niente, ma dopo 2 giorni, mentre che era al lavoro, mi trovavo a Niscemi a dividere la posta, arriva una telefonata ed era le poste di Palermo, il punto amministrativo della Sicilia, no? Quindi quando mi hanno chiamato, io non mi ricordavo di questa cosa che lei mi aveva detto. Ora, siccome avevo avuto anche dei problemi con la posta, vabbè, quindi io, quando mi hanno detto: Siamo delle poste italiane, siamo di Palermo e lei è il signor Andrea Fortezza, noi dobbiamo parlare, io ho preso paura, no? Ho detto: Dico, oh, chissà che mi devono dire ora, magari qualche rimprovero, qualcosa del genere. E allora questa persona iniziò a farmi delle domande: Ma lei aveva fatto richiesta di trasferimento per andare a Padova? Dico: Sì, ma ci risulta che lei ha rifiutato questo trasferimento tempo fa. Dico: Sì, l'ho rifiutato perché avevo dei problemi. Ma lei era consapevole che quando rifiutava questo trasferimento poi non poteva più chiedere la domanda per 3 anni almeno? Dico: Sì, certo, ero consapevole, l'ho pure firmato, ci mancherebbe, certo. Allora tutte queste domande, no? Così io a un certo punto gli dissi: Ma scusi un attimo, ma cosa vuole da me? Ma come mai ha detto queste domande? Cioè, dico, arriviamo al dunque, dico, non mi tenga sulle spine. E questa mi disse: Guarda, le faccio l'ultima domanda. Ma lei di chi è figlio? Ma io dico: Scusa, ma che sta dicendo? Non capivo. E questa mi dice: Ascolta, le dico chiaramente come stanno le cose. Questa mattina è arrivato un fax da Roma. E glielo leggo perché per noi è molto strano questa cosa. Però questo fax dice così: Comunicata al signor Andrea Fortezza, che è stato trasferito con decorrenza immediata a Padova. Ma lei dice: Da chi ha avuto la raccomandazione?
E io gli disse, dico, guarda, ma sta scherzando, sta parlando sul serio? No, no, noi non stiamo scherzando, questo è un fax che arriva da Roma, lei deve andare a Padova subito, immediatamente. E io quando mi disse così, mi mancò l'aria. Questo signore iniziava a dire, Andrea, ma signor Fortezza è ancora in linea? Dico, guardi, mi richiami fra 10 minuti perché mi stava venendo l'agitazione. Quando chiuse il telefono, mi buttai in ginocchio. Davanti a tutta la piazza, là dove dividevo la posta, la gente pensava che stavo male, ma io iniziai a piangere perché dicevo: Signore, perdonami per non aver creduto a quella parola che tu avevi dato a mia moglie. E poi ho chiamato Maurizio, ho chiamato Giovanna, il pastore, e comunque nel giro di pochi giorni io me ne sono andato a Padova. Quindi Dio ha risposto a una preghiera fatta col cuore, ma attraverso una domanda che veniva fuori proprio dalla parola di Dio. Questo è quello che ancora oggi noi possiamo realizzare. Questa mattina, leggendo la parola di Dio, possiamo ricevere quello che il nostro cuore desidera. Vi leggo prima un versetto che si trova in Giovanni, capitolo 20, versetto 31. E poi passeremo al Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 46. Giovanni 20, versetto 31. Così dice la parola di Dio. Se vi alzate per favore. Così dice la parola di Dio. Queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Prima di leggere il Vangelo di Marco voglio dirti questo: secondo ciò che è scritto in questo libro, secondo questo verso, quello che ora noi staremo per leggere c'ha un fine, e il fine è questo: che crediate che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è il Cristo, colui che vive, come abbiamo cantato prima. Marco capitolo 46 è il messaggio. Poi Marco 10, versetto 46. Poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati. Egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabboni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Amen. Fin qui la parola di Dio. Cosa vuoi che ti faccia? È la domanda che gli è stata rivolta quando è stato di questa testimonianza a Lorena, e per la quale, per mezzo di questa domanda, c'è stata una richiesta e poi una risposta. Ma è stata una risposta miracolosa, perché quello che lei stava chiedendo era impossibile che Dio lo poteva fare. Quindi il primo messaggio è questo: se hai qualcosa nel cuore che magari pensi sia qualcosa di difficile, sappi questo: a Dio nulla è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Alleluia. Questo brano ci insegna alcune cose, e questo cieco in modo particolare ci insegna qualcosa di straordinario. Sono dei passi, sono dei punti per cui noi possiamo ricevere aiuto da parte di Dio. Vediamo un attimino la parte, diciamo, il periodo in cui ci troviamo. Gesù stava per andare a Gerusalemme per essere crocifisso. Era per strada, si trovava
verso Gerico, quindi si stava incamminando verso Gerusalemme, e c'è uno storico degli inizi della prima chiesa dell'anno 200 circa dopo Cristo, che lui dice questo, che in quel periodo, quando si celebrava la Pasqua a Gerusalemme, milioni di persone andavano a Gerusalemme, quindi c'era un afflusso di gente straordinario, perché si stavano recando lì proprio per celebrare questa Pasqua. Io quindi mi immagino che Gesù assieme ai suoi discepoli camminavano per questa via ed erano seguite da migliaia e migliaia di persone che anche loro si stavano recando verso Gerusalemme. E in questo passo, in questa situazione, vediamo che ci sono proprio dei personaggi chiave. Quindi abbiamo Gesù con i suoi discepoli, poi c'era questa gran folla che lo seguiva, poi abbiamo questo cieco che era seduto per strada, che faceva l'elemosina, era un mendicante. E poi c'è un personaggio che è nascosto, che non lo vediamo, però c'è, ve lo posso garantire, lo scopriremo strada facendo. Allora, la prima cosa che notiamo è che quindi Gesù passa giusto appunto proprio dove si trova questo cieco. Questo cieco non sappiamo se era così dalla nascita, se c'era diventato durante la sua vita, non lo sappiamo, non c'è scritto, però sappiamo una cosa: attraverso la vita che lui conduce possiamo notare magari quali potrebbero essere le sue sofferenze. Mettiamo caso che questa persona abbia una famiglia, quindi aveva dei parenti, aveva genitori, ma la Bibbia ci dice che sedeva per strada, per terra, e faceva l'elemosina. Cosa vi fa pensare questo? A me mi ha fatto pensare che la famiglia lo aveva abbandonato e che magari era solo e non aveva come sfamarsi. Era una persona che viveva la giornata, non sapeva se un giorno riusciva a mangiare, non sapeva forse se avrebbe potuto dormire sotto una coperta, non sapeva qual era il destino della sua vita, era così alla giornata. E sapete, io penso che non sia una cosa facile, non penso che sia una cosa semplice, perché quando ci sono questi tipi di difficoltà, io credo che ci sia un disagio, proprio un disagio interiore che fa male. Io non so se vi è mai capitato a voi, ma ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui io ho passato dei momenti che mi sentivo solo, che avevo della tristezza, avevo dei momenti in cui avevo bisogno di qualcuno, avevo bisogno che qualcuno mi stia vicino, no? E allora succede questo, che magari facevo una telefonata, mi incontravo con qualcuno, iniziavo a parlare, no? E poi magari mi veniva pure da piangere, mi sfogavo. Magari quella persona con cui parlavo mi abbracciava, faceva una preghiera per me, c'era una comunione, c'era un rapporto, no? E dopo quello sfogo stavo bene. Era come se qualcosa fosse scivolato, quel peso che avevo nel cuore fosse scivolato, no? Questa persona era sola, viveva lì ai margini della strada. E io penso questo, magari quando si trovava in questa fase, quando la sua mente iniziava a ragionare, ma io cosa vivo a fare? Non vedrò mai, vivo per strada, oggi non ho fatto neanche un euro, oggi sono disperato, cosa devo mangiare, dove devo dormire, a chi posso chiedere aiuto? Quando arrivavano questi momenti, magari questa persona aveva proprio bisogno di qualcuno con cui parlare e non aveva nessuno, era completamente solo. Ma pensate un po', proprio quando lui vive questo stato di angoscia, Gesù proprio passa da quella strada. Ma pensate che sia un caso questo? Non è un caso, perché Gesù, anche se quella persona si trovava lontana miglia e miglia, Gesù aveva ascoltato il grido di quel cuore che stava soffrendo, quel grido di quel cuore di quella persona che era sola, che era disperata, e si trova a passare proprio di lì. E quando Gesù si trova a passare di lì, succede qualcosa di straordinario. Questo cieco inizia a chiedere alla gente: ma cosa sta succedendo? Cos'è tutto questo rumore? Ma cos'è questo afflusso di gente? Immaginate, migliaia di persone che passavano di lì, Gesù era in mezzo a queste persone. Questo cieco non vedeva, ma sentiva il rumore, il chiacchierio, magari quelli che cantavano. Ma chi sta passando? A un certo punto gli dissero: guarda che sta passando Gesù, il Nazareno.
E lui, la Bibbia ci dice che quando capì che Gesù stava per passare, si mise a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi misericordia di me. E qua vi faccio una domanda. Scopriamo qui il personaggio nascosto. Ma se questo cieco non aveva mai visto Gesù, ma come faceva ad avere questa certezza che Gesù era il figlio di Davide, cioè la progenie promessa di Davide, quindi il Messia, il Cristo? Come poteva avere questa fede in Gesù? Magari lo avrebbe potuto guarire. Da dove gli veniva questa fede? E pensate, io ho pensato questo, lasciatemelo passare, non è scritto, però se non vi piace voi lo cancellate pure. Io penso che un giorno, mentre che questo cieco era per strada lì che mendicava, una persona è passata di lì, magari gli ha lasciato 2 euro dell'elemosina e gli ha detto: ascolta, hai mai sentito parlare di Gesù? Dice: no, chi è questo Gesù? Gesù è il figlio di Davide, quello che si parlava nell'Antico Testamento, colui che deve venire, il Messia. Ma vuoi sapere una cosa? Qualche giorno fa ha fatto una cosa straordinaria. Io avevo un amico e assieme a degli amici nostri abbiamo organizzato di portare questo nostro amico che era paralitico da una vita. Abbiamo detto: portiamolo da Gesù. Pensa, abbiamo portato questo paralitico da Gesù. Non si poteva entrare per la casa, c'era un afflusso di gente, non riuscivamo ad entrare. Sai cosa abbiamo fatto? Siamo saliti sul tetto, abbiamo scoperchiato il tetto e lo abbiamo sceso ai piedi di Gesù, perché volevamo con tutto il cuore che questo nostro amico fosse guarito da quella malattia, che non poteva più camminare. Sapete cosa gli disse a Bartimeo? Questo, ma sai cosa è successo? Gesù gli ha perdonati i peccati e gli ha detto: alzati e cammina. E il nostro amico si è alzato, ha iniziato a camminare. La gente era stupita, noi siamo rimasti meravigliati di questo. Gesù ha fatto un miracolo potente, lo ha salvato e lo ha guarito. E questo Bartimeo ascolta questa testimonianza e dice: wow, Gesù può fare questo? Poi magari passa un altro dopo qualche giorno e gli dice: ma sai una cosa? Hai mai sentito parlare di Gesù? Dice: no, perché chi è? Ma sai, Gesù ha fatto una cosa straordinaria. Ha guarito un ragazzo che era muto, non riusciva a parlare. Era pure indemoniato, aveva un demone di dentro, era angosciato, era distrutto. Eppure Gesù lo ha liberato. Ha ripreso a parlare, gli ha dato di nuovo la parola. E Bartimeo magari gli ha detto: ma come ha fatto? Ma cos'è, com'è successo? Ma dice: Gesù ha parlato. E quella persona ha ripreso a parlare, ma questa persona gli raccontava questa testimonianza. E questo è il personaggio sconosciuto che io vedo in questo. Quindi quando questa persona gli racconta questa testimonianza, Bartimeo, è come se dentro il suo cuore gli nasce una speranza. Ma io voglio vederlo questo Gesù, ma io voglio parlargli con questo Gesù. Come devo fare? Ma Gesù è in giro, non lo so come fa. Tu aspetta, stai qui e aspetta. Io credo che nel suo cuore è nata questa speranza di dire: ma io voglio incontrare questo Gesù, almeno per una volta, magari dirgli se mi può guarire da questa malattia, da questa cecità. E Gesù ha ascoltato quel grido, perché se si trovava a passare di là, non è un caso. Voglio dirti questo: Gesù ha ascoltato il grido del tuo cuore, perché se sei qui questa mattina, non è un caso. Non è perché qualcuno ti ha invitato, ti ha detto: vieni in chiesa, è bello, ci divertiamo. Gesù ha ascoltato il grido del tuo cuore e vuole farti del bene. Ne ho certezza di questo. Perché come questo cieco aveva questo peso nel cuore, forse anche tu hai questo peso nel cuore e Gesù questa mattina è pronto a fare un miracolo. Quello che tu magari non puoi assolutamente aspettarti, Gesù è pronto per farlo. Perché? Lo abbiamo letto, come abbiamo visto prima, ciò che è scritto in questa parola serve a credere. Bartimeo, il primo passo è proprio questo: ha creduto alla testimonianza di un credente, di qualcuno che gli ha detto: Gesù può fare ogni cosa. Dopo aver creduto in questo, questo cieco, quando vede passare Gesù, grida. Grida con tutte le sue forze. E pensate alla scena, provate a immaginare. Lui è seduto qua, proprio qui, sul pulpito. E Gesù si trova per la strada fuori
che passa con migliaia e migliaia di persone. Quindi immaginate un mormorio, chi cantava, chi parlava, chi era felice, chi... cioè, non si capiva niente, ma a un certo punto questo cieco inizia a gridare con tutte le sue forze: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! Ma voi pensate che Gesù avrebbe mai potuto ascoltarli in mezzo a tutto quel rumore? Sì, Gesù è riuscito ad ascoltare, ma non quando lui gridava a voce alta, ma quando il suo cuore gridava. Quindi Gesù sapeva che si trovava lì e lo voleva incontrare. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Questo è il secondo passo affinché possiamo ricevere l'aiuto di Dio. Credere che Gesù è il Cristo e che può ogni cosa, e gridare a Dio con tutto il nostro cuore. E ci sono a volte delle preghiere che nascono dal nostro cuore che non sono fatte di parole. Ci sono delle preghiere che sono gemiti, che sono sospiri, che a volte non riusciamo neanche a uscirle dalla nostra bocca, non riusciamo neanche a pronunziarle, ma che sono nel profondo del nostro cuore. Convenite con me in questo? Siete d'accordo con me in questo? Quella preghiera, quel sospiro, quel gemito che è nel tuo cuore, Dio lo ha ascoltato. Alleluia. Ma la condizione è proprio questa: gridare al Signore con tutto il cuore. Vi ricordate il Salmo 34 cosa dice? Davide dice: io ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Amen. Ci conferma ancora oggi che Dio è pronto a rispondere al tuo bisogno. Però succede una cosa particolare: quando questo cieco ha creduto, questo cieco ha iniziato a gridare che Gesù stava passando di lì, ha iniziato a chiedere il suo bisogno, arrivano le prime difficoltà. Guardate qua cosa dice il versetto 48. Dice che molti lo sgridavano perché tacesse. Ora, io mi sono fatto due domande, dico, ma sta gente che andava dietro a Gesù, che era là, vede sto cieco che è disperato, che ha bisogno di aiuto. E questo cieco, nella sua semplicità, nella sua umiltà, sta gridando a Gesù. Magari chi erano lì vicino a Gesù erano lì proprio per la stessa identica cosa, perché avevano un bisogno. E questo cieco, quando grida, questi gli dicono: ma state zitto, ma smettila di gridare. Pensate, ma smettila di gridare, che stai gridando a fare? E a volte succede anche questo a noi oggi, succede che magari qualcuno ci parla di Dio e noi ci racconta una testimonianza e noi crediamo, nasce dentro di noi quella speranza, quella fiducia che Gesù può risolvere ogni problema, iniziamo a gridare, iniziamo a frequentare le riunioni, iniziamo a frequentare la chiesa, iniziamo a muovere i primi passi e subito arriva qualcuno che ci fa tacere. A me è successo, è successo a tanti altri e molto probabilmente può succedere anche a te. Magari è un tuo amico, un tuo parente. Ma dove stai andando? Ma mi hanno detto di andare là in una chiesa evangelica. Ma che ci vai a fare? Magari sono tutte esaurite, tutte che cantano, tutte che battono le mani, sono tutte, sembrano tutte che ballano, che fanno. Ma lascia aperto, ma cosa ci vai a fare là? Lascia aperto. Mamma, mi hanno raccontato che Gesù può risolvere ogni cosa, Gesù è potente a liberare, a fare opere potenti. Ma lascia, ma ancora credi a queste cose? Ma non andate più. Pensate, c'è un ragazzo nel mio paese, lì a Grantorto, che è un nostro collega di lavoro, che questo ragazzo, forse ve l'ho raccontato questa testimonianza, ma a un certo punto si stava suicidando, perché non ce la faceva più, era veramente sfinito, distrutto, era arrivato in bagno pronto per impiccarsi e dice che il cagnolino, aveva un cagnolino, si è messo davanti alla vasca, l'ho iniziato a guardare e gli ha fatto pena, ha guardato quel cane, gli ha fatto pena e non si è più impiccato. Però dopo ci sono dei postumi, ci sono delle conseguenze, stava male, era distrutto. Quando io ho saputo questo, un giorno l'ho incontrato e gli ho detto, dico: Bartolomeo, come stai? Dice: lascia perdere,
Vuoi sapere? Dico una cosa. C'è una persona che ti può aiutare. Dice, ma chi è? Gesù si chiama. Stasera vieni a casa nostra, mangiamo assieme e poi partecipi con noi alla riunione di preghiera. Noi facevamo le riunioni di preghiera a casa, no? Era un venerdì, quindi è venuto per le 6:30, 7, abbiamo mangiato e dopo la cena ha partecipato alla riunione. Pensate, Gesù ha toccato il suo cuore e gli è piaciuto così tanto che ha detto io di qua non me ne vado più, io voglio venire sempre, è il posto dove voglio stare. Ha detto Bartolomeo, e iniziamo magari a stare più vicini, dico, e questa persona ha iniziato ad aprire il cuore a Gesù, ha iniziato a muovere i primi passi, va in ufficio con i nostri colleghi e a un certo punto dei colleghi, no, vedono che questo ragazzo inizia a star meglio, si vede perché la benedizione di Dio era iniziata ad arrivare e quando vedono che sta meglio gli hanno chiesto, Marta, ma ti vediamo bene, cosa, come, cioè, cosa... Ma dice, noi, io sto frequentando Andrea, Lorena, fanno delle riunioni di preghiera in casa con la chiesa evangelica, è bellissimo, guarda, io, ma veramente mi sento proprio bene. Ma sei andato via di testa? Ma tu credi a quelle cose? Ma lascia perdere, ma non andare più? E una volta, e due volte, e tre volte. Sapete com'è finita? Che Bartolomeo non si è visto più. Niente, non è venuto più. Questo per dirvi cosa? Che c'è un atteggiamento nel nostro cuore che dobbiamo assolutamente fare nostro ed è l'atteggiamento di questo cieco. Quando lo sgridavano, quando c'è stato qualcuno che ha cercato di impedire che questo cieco arrivasse a Gesù, Bartolomeo cosa ha fatto? Me lo dite voi, è scritto al verso 48. Cosa ha fatto? Gridava. Più forte, Gesù, ho bisogno del tuo aiuto. Gesù, vieni, sono da solo, sono disperato. Vieni ad aiutarmi. Gesù, io ho bisogno di te. Gesù, ti prego, guariscimi da questa malattia. Gridava più forte. E questo è l'atteggiamento giusto che dobbiamo avere nei confronti di Dio. Ci sono dei momenti di difficoltà e sicuramente, probabilmente, stai passando attraverso quei momenti, ma questo è il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore questa mattina. Devi perseverare. La preghiera può ogni cosa. Nella Bibbia è impermeata di messaggi che proprio parlano di preghiera. In Efesini è scritto: pregate in ogni tempo, quando stai bene, quando stai male, quando sei angosciato, quando non hai tempo, prega in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Ancora Colossesi 4:2 dice: perseverate nella preghiera. E ancora Paolo, sempre in Tessalonicesi, dice: non cessate mai di pregare. Ma Signore, ma come posso passare una vita in preghiera? Ma che devo stare come un eremita, mi devo rinchiudere in casa e non fare più una vita sociale? No, Gesù non ti chiede questo. Gesù ti chiede l'atteggiamento del tuo cuore, deve essere di preghiera. Tu puoi pregare in qualsiasi posto ti trovi, in qualsiasi posto, in macchina, mentre che lavori, quando sei nella tua cameretta. Puoi pregare in qualsiasi momento. A me quando mi convertì 8 anni fa, mi dissero proprio questo, Andrea, quando ci sono dei momenti un po' così, no? Invoca il nome di Gesù. Invocalo, perché quando noi già invochiamo Gesù, già è una preghiera. Vi ricordate la preghiera più corta di tutta la Bibbia? È stato un uomo che stava per annegare e ha fatto la preghiera più corta di tutta la Bibbia. Vi ricordate chi era? Pietro. Due parole, cosa disse? Non vi sento. Gesù, salvami. Due parole. E Gesù si è avvicinato, lo ha preso per mano e gli ha detto, dice, vieni qua, dai, cammina con me, stai vicino a me. Due parole. Non servono preghiere infinite, un quarto d'ora, 20 minuti, ma due parole gridate dal cuore raggiungono il cuore di Dio. Ci credete in questo? Io ci credo perché l'ho toccato con mano, l'ho potuto sperimentare, l'ho visto nella mia vita e sono sicuro che molti di voi lo hanno toccato con mano, lo hanno visto. E per questo noi vi vogliamo
incoraggiare, magari se sei qui per la prima volta, dici: ma può essere, questa è verità, ma stai dicendo veramente sul serio? Sì, io sto parlando sul serio. Se tu preghi, se sei perseverante nella preghiera, sono sicuro che Dio esaudirà la tua preghiera. Questo è il terzo punto per la quale questo cieco ci sta insegnando qualcosa, che ha creduto che Gesù può ogni cosa, ha gridato con tutto il suo cuore e ha perseverato nella preghiera. E poi a un certo punto arriva la cosa straordinaria, che quando ha perseverato nel pregare, Gesù si è fermato. Io immagino la scena, no? Gesù si ferma e inizia a guardarsi intorno e tutti all'improvviso fanno silenzio, perché dice: Gesù si è fermato. Chissà cosa deve fare, chissà cosa deve dire. Erano tutti pronti, magari a ricevere una parola, non so, no? Io mi immagino questa scena. Erano tutti lì così. E Gesù a un certo punto cosa fa? Gli dice a qualcuno: mandatelo a chiamare, fatelo venire qui vicino a me. Vicino a me. Gesù non è lontano da te, non vuole stare lontano da te. Come molti alcuni pensano e dicono questo, ma tu pensi che Gesù possa prendersi cura di me? Ma ci sono tanti problemi nel mondo, chissà con quante persone è impegnato. Io l'ho sentito dire queste frasi. O magari: ma Gesù vuoi che si vada a preoccupare di me? Ma io sono uno che bestemmia, io sono uno che vive una vita di peccato, cioè, ma vuoi che Gesù veramente possa preoccuparsi di me? Voglio che Gesù veramente possa ascoltare la mia vita, la mia preghiera, il mio bisogno? Sì, Gesù già ti ha ascoltato e Gesù ha chiamato questo cieco per farlo venire più vicino. Ma sai perché? Perché voleva parlargli da vicino, voleva dargli una parola e guardarlo negli occhi, voleva dargli tutto il suo amore con questa vicinanza. E forse Gesù magari vuole fare proprio questo con te. Magari tu hai già creduto alla testimonianza, magari hai già iniziato a gridare, però ci sono delle cose che ti stanno un po' impedendo di fare la volontà di Dio, no? Magari di venire assiduamente ai culti la domenica, di venire allo studio il mercoledì, o magari ci sono delle cose durante la giornata che non ti permettono di stare 10 minuti in ginocchio con gli occhi chiusi per pregare. Sarà il lavoro, troppo lavoro, saranno i troppi impegni, sarà che magari nella tua mente c'è questo pensiero, ma tanto è inutile. O magari c'è qualche amico che ti sta scoraggiando, però ti voglio dire questo e ti voglio incoraggiare. Gesù ti sta chiamando ad avvicinarti. Gesù ti sta chiamando per avvicinarti, non a me, ad Andrea, no, a Nino o a qualcuno di noi. Gesù ti sta chiamando per avvicinarti a Lui, perché ti vuole parlare, ti vuole dire qualcosa di personale. E quello che tu vuole chiedere questa mattina è proprio questo: cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che io ti faccia? Quando quel pastore recitò questo verso, Lorena chiuse gli occhi e dice, e fece questa preghiera: Gesù, riunisci la mia famiglia. È impossibile perché ci sono degli impedimenti, però se tu mi stai rivolgendo questa chiamata, io voglio farti questa richiesta. Gesù, riunisci la nostra famiglia. Questo è l'altro insegnamento, una richiesta specifica al tuo problema. A volte noi ci perdiamo in chiacchiere, nelle preghiere, giriamo attorno, però questo cieco ci insegna che lui ha fatto una richiesta specifica. Io, Gesù, ho questo problema, risolvilo. Gesù, io non vedo, fammi vedere. Gesù, io ci vedo con i miei occhi, ma non ti vedo spiritualmente. Non riesco a vederti, non riesco a realizzarti. Gesù, apri i miei occhi del cuore. Una richiesta specifica per il tuo problema, una richiesta particolare. E Gesù è pronto questa mattina, proprio come è stato per questo cieco, a dire: va, la tua fede ti ha salvato. Alleluia. In Matteo, al Vangelo di Matteo, che parla proprio anche di questo passo,
Matteo capitolo 20, c'è un dettaglio che lo Spirito Santo ha aggiunto, e è questo. Allora, quando questo cieco gli fece questa domanda, la Bibbia dice che Gesù commosso toccò gli occhi di questo cieco. Pensate, Gesù, alla richiesta di questo cieco, si è commosso, ha provato un forte sentimento, ha provato una forte emozione. Ma cosa, davanti alla richiesta di questo cieco che gli dice: io voglio recuperare la vista, Gesù si commuove? Ma voi lo vedete? Vedete il cuore di Gesù che davanti a una richiesta del genere si commuove? Ascolta, voglio dirti questo: la tua richiesta non è poco importante, la tua richiesta è importante. E Gesù, davanti alla tua richiesta, come davanti a questo cieco, si è commosso. Le nostre richieste, le nostre preghiere raggiungono il cuore di Dio. Noi non siamo inutili davanti a Dio, noi non siamo un numero qualsiasi nel mondo. Tu sei prezioso agli occhi suoi, tu sei preziosa agli occhi suoi, e Gesù ti ama proprio come è scritto nella parola di Dio, e vuole farti del bene. Questa mattina io sono certo, sono sicuro che Gesù vuole farti del bene. Infatti Gesù, alla richiesta di questo cieco, toccò i suoi occhi. Il tocco di Gesù che guarisce. Alleluia! Questa mattina noi possiamo realizzarlo questo. Non servono grandi cose, serve solamente un cuore aperto all'Evangelo, un cuore aperto a Gesù, e Lui è pronto a toccare. Vai, la tua fede ti ha salvato. Ma è strano, perché non dice la tua fede ti ha guarito. Va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista. Ma cosa significa allora lo ha salvato? Ma se questo cieco gli ha chiesto solamente: fammi vedere, io non ci vedo, sono cieco, voglio vedere, come mai Gesù gli dice la tua fede ti ha salvato? Perché Gesù, è vero, noi abbiamo delle necessità fisiche come questo cieco, come possiamo avere anche tante altre necessità, ma Gesù arriva alla radice del nostro cuore, della nostra vita, la salvezza della tua anima. A questo Gesù è interessato più della malattia, più di ogni altra cosa. Sai perché? Perché se non veniamo salvati, come dice la Bibbia, saremo condannati. Lo dice Gesù, non lo dico io. In Marco è scritto che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E poi continua, sempre Gesù lo dice: chi non avrà creduto sarà condannato. Esiste il paradiso, esiste l'inferno, non esiste il purgatorio. Se credi in questo, è solamente una menzogna bella chiara. Gesù non ha mai parlato di purgatorio. Gesù ha parlato che c'è un paradiso e c'è un inferno. Il paradiso per quanti credono in Lui, l'inferno per quanti non credono in Lui. E Gesù a questo cieco gli dice: tu hai creduto in me, tu hai gridato con tutto il tuo cuore, hai perseverato, la tua fede ti ha salvato e sei stato guarito. Gloria a Dio. Gesù, vedi, prende, fa il pacchetto completo. Noi chiediamo A e Lui ci dà A più B. Noi chiediamo B più C e Lui ci dà D più. Perché Gesù è interessato a tutta la tua vita, non solamente a una parte, a tutto il tuo essere. Alleluia. E poi l'ultima cosa che ci insegna questo cielo è che una volta che Gesù gli ha detto: sei stato salvato, sei stato guarito, va, puoi andare ora, cosa fa questo cielo? Non se ne va. L'ultimo punto, il più importante, lo segue per la via. Questo cieco forse non ha più nessuno dove andare, non ha idea di cosa dice. Ma dove devo andare? Mi hanno abbandonato tutti, non ho amici, non ho parenti, non ho niente. Dove devo andare? Gesù, io voglio seguirti. E ha iniziato a seguire Gesù per la via. E sapete cosa è successo? Anche questo non è scritto, però lasciatemelo passare. Questo cieco ha ricevuto un miracolo potente.
Io penso che la gioia di questo cieco era... Ma lasciatemi immaginare che saltava, iniziava a dire gloria a Dio, alleluia, ci vedo, Nino, ti vedo, c'hai il pizzo, ti vedo, ma sei bellissimo, fratello Nuccio, ti vedo, non ti ho mai visto, è incredibile. La gioia di questo cieco era alle stelle, e questa gioia, questa forza, questo miracolo che aveva ricevuto lo ha iniziato a spingere a seguire Gesù, e man mano che camminava lungo questa strada magari vedeva qualcuno e gli diceva, oh, hai mai sentito parlare di Gesù? Dice, no, ma chi è? Gesù mi ha guarito, mi ha aperto gli occhi, io non vedevo, eppure Gesù mi ha guarito. Ha iniziato a raccontare agli altri ciò che Gesù aveva fatto per la sua vita. Questo uomo da depresso, angosciato, distrutto, malato, cieco, mendicante, solo, ha iniziato a trovare lo scopo della sua vita. Lo scopo che Gesù gli ha messo nel cuore. Inizia a parlare agli altri e a raccontare le cose grandi che Dio ha fatto per te. Perché un giorno potrà darsi che troverai un cieco alla quale tu potrai dire la stessa cosa, e quella persona magari andrà da Gesù e Gesù lo guarirà. Questo è il proposito di un cristiano, questo è il proposito per la Chiesa. Andate e predicate l'Evangelo, annunziate agli altri ciò che Gesù ha fatto per voi. Ma io sono timido, ma cosa devo andare a dire alla gente? Ma io non ho le parole giuste. Non servono le parole giuste, non servono. Hai realizzato qualcosa? Hai realizzato qualcosa che Gesù ha fatto per te? Questo devi raccontare, questo devi dare agli altri, ciò che Dio ha fatto per te. Forse è l'esaudimento di una piccola preghiera, però questo che Dio ti ha dato, dallo agli altri. Perché, lasciatemi passare questa cosa, è come se noi fossimo stati malati di una malattia inguaribile, l'AIDS, che ancora oggi non c'è una guarigione, un farmaco che possa guarire, però a un certo punto siamo stati guariti, no? Abbiamo trovato il farmaco a questa malattia, questo farmaco si chiama Gesù, e allora iniziamo a camminare per la via, noi abbiamo una soluzione, noi possiamo andare dagli altri che hanno questa stessa malattia e possiamo dirgli, ascolta, Gesù ti può guarire da questa malattia. Ma che stai dicendo? Ma tu credi a queste cose? Ma va, schiamo, ma mi stai prendendo in giro? No, io sono stato guarito, io ho trovato la soluzione. Quindi voglio dirti questo, Chiesa del Signore, non trattenere ciò che hai, dallo agli altri, perché quello che hai ricevuto può essere di guarigione per un altro. Poche parole, non servono tante parole, ma poche parole che possono arrivare al cuore di quella persona e iniziare a pregare per quella persona. Dio è potente, può fare ogni cosa. Amen. Gloria al nome del Signore. Questa mattina, se hai un bisogno particolare, voglio chiederti, chiudi gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Passiamo pochi minuti in preghiera. Alleluia. Gloria a Dio. Come abbiamo detto all'inizio, queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Cos'è che ti angoscia? Cos'è che ti turba? Cos'hai nel cuore? Qual è la richiesta del tuo cuore? C'è qualcosa che vuoi che Gesù faccia per te oggi? È una domanda che Gesù ti sta rivolgendo a te personalmente e ti dice, cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che ti faccia? Nel tuo cuore. Dillo al Signore. Una richiesta specifica. Dillo al Signore. Alleluia. Dillo al Signore, con fede, credendo che Gesù può raggiungere, può fare e può esaudire la tua richiesta. Amen, alleluia, alleluia. Gesù è qui in mezzo a noi, noi non lo vediamo con gli occhi, ma è in mezzo a noi spiritualmente. Lui lo ha detto, quindi lasciati toccare da Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. Alleluia.